raccontiamo i talli. Contadini poveri utilizzavano moltissimo le verdure, non perché piacessero le verdure, ma perché non le pagavano, le andavano a cercare in giro e quindi potevano sopravvivere, era una lotta alla sopravvivenza. Quando però arrivava agli inizi di luglio, tutte le verdure erano secche come il grano e non avevano più come mangiare. La salvezza erano le piante di zucca, prendevano i rametti, toglievano tutti i filamenti, quindi erano una verdura un po' fastidiosa, molto fastidiosa. Poi il fiore di zucca veniva utilizzato o con la pasta o con la pastella, mentre i dalli di cocozza con la parte verde veniva adoperato o con da solo fritto, con l'olio fritto, peperoncino e aglio, oppure con le patate, oppure ancora con la pasta. I talli, le preparazioni sono semplicissime. La cucina antica è di una semplicità unica, perché si basa sui profumi della natura. Luglio, agosto, metà settembre era il periodo dei talli. Altre verdure non esistevano perché erano state tutte quante bruciate dal sole, mentre la zucca resisteva. Tenete conto che poi la preziosità del nostro olio, l'olio di Ravece, è tale per cui qualsiasi cosa acquista un sapore straordinario. Quindi qui abbiamo una base classica di talli prima bolliti, però poi passati senza far passare di cottura, insomma. Solo sbollentati. Passati in padella con aglio, olio e peperoncino e poi preparati con l'aggiunta di patate in questo caso. Oppure, e anche peperoncini secchi dolci, sì, dolci e piccanti, uno e l'altro. E invece in questo caso con i talli è stata condita la pasta. La pasta, i cosiddetti i taccoletti. Quindi una cosa semplice, essenziale, semplice e buonissima.